Solo l'aveva visto con la cravatta, ma d'altronde arrivo da una comunione. Però sta bene anche centralmente. Guarda che bella, che figa, te la presto. Bellissima. C'è un filo tirato, però non lo tiro di più, se no faccio un casino. No, è del dietro, vabbè, non si può tirare. Lascia stare, un po' butto per terra con quella classe che mi contraddistingue. Tanto abbiamo che pulisce. Lui pulisce, dai. Bene. Luca, Mirko, tutto bene? Sì, tutto bene. Da dove cominciamo? Cominciamo così, da questa? Dai, da questa qui, è un po' alta, è un mega SUV? No, non è un mega SUV, è una Golf 7.5, quindi è, fra l'altro è il motore, il 1.5 turbo, quindi proprio l'ultima. Benzina, esatto. Perché hai detto tu adesso tutti si butta sul benzina, io sono un amante del benzina, però tanti vanno sul benzina, e magari per la produzione del diesel, però questo è un discorso che magari tratteremo in studio. Forse è meglio trattarlo in studio, perché lì c'è una diatriba che scoperchiamo degli altarini, che è meglio. Però detto questo, lui ha preso il benzina, per cui vuole un po' più di... Vuole un pochino più di spunto e soprattutto un sound un pochino migliore, perché qui purtroppo, guarda, non tanto perché questo o qualunque altra, tutte le macchine recenti, poi che siano diesel, benzina, soffrono tutte di non sound. Mm-hmm. Cioè, una volta, non so se ti ricordi, vecchie 112, le Golf GT prima serie, le Delta integrali, senza le Renault 5 Alpine, quello che vuoi, comunque accendevi la macchina, sentivi un minimo di sound, cioè sentivi la caratteristica, il timbro è viva. Riconoscevi la macchina per il timbro, cioè una roba incredibile. Vero. Adesso tu, non so, le Panamera, la Panamera abbiamo visto in una puntata precedente, piuttosto che questa, tu le accendi, non fanno nessun tipo di suono. Nessun rumore, sì. Quindi questo è un po' penalizzante. Allora i clienti spessissimo ci chiedono, è una delle cose che ci chiedono di più onestamente, oltre all'elettronica, è quella di svegliare un attimino a livello di suono. Ok. Allora, per quanto riguarda il discorso benzina, di solito agiamo cambiando dei pezzi dello scarico, salvo rarissimi casi dei pezzi dello scarico. Quindi in questo caso abbiamo già... Questo è lo scarico originale? Questo è lo scarico originale che noi abbiamo tirato giù, che parte praticamente, l'attacco parte da, diciamo, subito dopo il catalizzatore, che è rimasto quello di serie, tutto il resto è stato modificato. Ecco, giusto per capire un attimo, questi sono, diciamo, parte anteriore, centrale e terminale, con tre silenziatori di dimensioni molto grosse, molto generose. Ogni silenziatore contiene chiaramente del materiale per far assorbire il rumore, è evidente, oltretutto questa macchina è turbo, quindi ha un rapporto di compressione più basso, quindi anche volendo ha un sound più basso rispetto a un aspirato, è evidente capire che il suono che genera un propulsore di 1500 cilindrata che esce da quel tubo là in fondo dopo essere stato filtrato è praticamente zero. Mm-hmm. Ok. Detto questo, che cosa facciamo? Proponiamo ai clienti una sostituzione di diversi pezzi che noi generalmente consegniamo al cliente, nel caso in cui i vari listini, le varie ditte che propongono questi accessori li abbiano in catalogo, cerchiamo di proporre dei materiali omologati. Questo è, nei confronti del cliente mi sembra una correttezza, mi sembra un punto in più, piuttosto che andare a agire con componenti artigianali, che comunque facciamo, però per noi il fatto di intervenire a livello artigianale su uno scarico è proprio l'ultima spiaggia, dove proprio non riusciamo a trovare nulla, dove non c'è assolutamente niente sul mercato, in quel caso costruiamo artigianalmente il pezzo, il problema è che non è omologato, quindi indirettamente comunque creiamo un problema al cliente. Allora, certo, dove si può, cerchiamo di dare al cliente un prodotto che sia sportivo, che sia omologato, corredato di certificato di omologazione che poi il cliente si può scaricare direttamente, quindi gli dai un prodotto e un servizio direi eccellente. In questo caso cosa abbiamo fatto? Abbiamo cambiato le due parti, che poi sono tre perché poi cambia anche l'anteriore, che sono sostanzialmente da tre silenziatori si riducono a due, quindi questo pezzo qua funge da anteriore e da centrale. Il centrale sostituisce questi due. Esatto, qui praticamente il centrale che era qua praticamente scomparso, dove c'era questa nicchia non c'è più ed è un tubo diretto. E poi arriviamo al terminale, che è questo, noi lo chiamiamo terminale silenziatore finale, terminale che dir si voglia, con le due uscite da 120 cromate. E anche in questo caso, rispetto al padellone originale, la dimensione è più piccola. Questa dimensione più piccola chiaramente crea un'erosività chiaramente migliore. Il fatto che siano omologati, devono sempre rispettare delle normative, degli standard per stare dentro un determinato numero di decibel, perché l'unica cosa che ovviamente bisogna stare attenti è che quando il cliente farà la revisione fra 4 anni,
gli controlleranno il grado di rumorosità, deve stare dentro un certo parametro. Solo così lui non correrà nessun rischio, lo fermano per la strada al suo certificato di omologazione, esteticamente più bellino. Direi che questo è un lavoro fatto con la testa. Cioè, certo, porta anche qualche cavallino in più o poca roba? Ma diciamo che lo scarico qualcosa dà. E tante volte la gente dice, cambio lo scarico, 30 cavalli. Esatto, quelle robe mirabolanti che non hanno senso di essere. Qualcosina in più dà, diciamo che dipende sempre dal grado di preparazione. Se uno vuole ottenere dei risultati sensibili con lo scarico, bisogna calcolare tutta la linea di scarico, quindi partendo dal collettore, tubo turbina con un catalizzatore magari metallico, quindi un pochino più aperto, e ovviamente uno scarico diretto. Anche così facendo, comunque i suoi 3, 4, 5 sì, cavalli, così, poca esatto. roba, però diciamo che un investimento di questo genere esatto, non è significativo per i cavalli che guadagni. Certo, certo. Benissimo, perché un'altra alternativa, visto che abbiamo parlato di questi accessori che servono per modificare completamente il sound della vettura, questo diciamo è una cosa molto più tradizionale, ma assolutamente ancora ideale, no? Per chi cerca... Sì, benzina agiamo in questa maniera, perché ben diverso il discorso sui diesel, dove se io avessi fatto, a parte che sul diesel casomai si fa un tutto tubo, ma il problema sul diesel... Che non, visto ti tante cambia, volte, non ti no, cambia. No, non ti cambia, anzi addirittura ti crea dei problemi, perché tu crei un abbassamento di pressione nel conotto di scarico, per cui sposti, proprio perdi una parte di coppia che si sposta dal basso verso l'alto, cioè quello la macchina sotto è morta. In più hai una rumorosità, però il timbro del diesel è un timbro basso, il timbro del benzina è un timbro alto, quindi avere questa macchina che suona con una rombosità bassa ti crea una risonanza soprattutto interna dai 3000 di solito, 3000-3500 giri, che è veramente fastidiosa. Okay. Quindi ne abbiamo fatti anche noi, abbiamo fatto degli esperimenti, però alla fine siamo arrivati alla conclusione che questo genere di intervento sui diesel è meglio farlo con l'Active Sound Boost. È detto proprio molto papale. Perfetto. Ci spostiamo invece su una vettura iconica come poche. Parliamo di Delta. Mirko, cosa questa è una Delta del 94, è un 1616 valvole turbo, dove il cliente ovviamente l'ha comprata usata e si è trovato ovviamente un po' di magagne, diciamo, più che altro magagne motore. Come si può ben vedere, hanno un po' raffazzonato sui tubi, cioè se ne hanno rotti, hanno cercato di aggiustarli come si può, ha messo qua una pop-off che non c'entra nulla, proprio non so neanche il motivo, e via dicendo. Quindi dovremmo, e poi il problema più grande è che a caldo in rilascio tende a fumare azzurro. E questo che segnale è? Se vediamo, quindi, del fumo azzurro? Quindi può darsi o tira dell'olio dai paroli o dal turbo, e quindi va piano piano smontato, fatto dei controlli fino ad arrivare a trovare il problema, la causa, grave, la causa di questo problema. Ok, già comunque non erano macchine super, no, adesso la Delta è diventata il mito, no, per tutti, anch'io la adoro, però insomma rispetto a qualche vettura magari tedesca o roba del genere, diciamo, o anche che un giapponesi po'... concorrenti, non era forse quel non plus ultra di affidabilità, mettiamola così. Sì, no, guarda, adesso mi tirerò dietro le ire funeste di dei appassionati. Io l'adoro, ma la vorrei, ma non l'ho mai avuta. Come linea è bellissima, poi se prendiamo l'integrale, già questa è molto bella, però questa è la versione con uno scarico solo a destra, poi c'è, che è un 1006. Diciamo che è molto simile all'integrale evoluzione, che però aveva le due uscite. Grosso modo, come al di là della livrea, grosso modo la linea è quella, quindi molto bella. Il problema è un problema che in quegli anni, 90, 92, 94, le macchine italiane lasciavano parecchio a desiderare. Quante ne abbiamo viste con crepe sui duomi, con crepe che si sviluppavano qua sui montanti, sugli attacchi del parabrezza, cioè l'impianto elettrico lasciamo perdere, cioè o trovi la macchina che ancora il cielo fa sui sedili e sulle fiancate, o se no per forza di cose ti trovi una situazione di questo genere, perché poi sono macchine che hanno tanti anni, erano macchine molto sfruttate e sono state anche molto pasticciate, quindi è un po' come il discorso delle moto da regolarità degli anni quando eravamo giovani noi, ne trovi una adesso, avrà passato 200 proprietari, ci avranno fatto di tutto e di più, poverete, e poi ti trovi a dover ricostruire tutto dal nuovo. Quindi bellissima questa macchina, hanno fatto un egregio lavoro, così per la livrea tanto di cappello, non so dove il cliente l'abbia fatta fare, ma veramente complimenti. Il problema è che poi sotto, quando tu vai a aprire il cofano, ad esempio, giusto per far capire, ecco, questa è la situazione che ci troviamo con l'assetto, quindi ammortizzatori completamente scarichi. È vero che questa macchina aveva un numero di cavalli quasi irrisorio, però cioè vai in giro con una macchina che ha un ciabattone, cioè la prima curva, cioè prima cosa da fare è mettere a posto di assetto, poi bisogna mettere a posto di motore, se no scioppa e butti via tutto, quindi devi spendere dei soldi per riportarla
a un punto, diciamo, di affidabilità. Di affidabilità. Certo, poi certo. Chiede, cioè, me l'hai elaborato? Dico, no, non lo elaboriamo. Prima la mettiamo a posto, poi casomai la andiamo a elaborare. Ma io sono contrario a mettere le mani a livello di elaborazione su queste macchine, perché non lo sopporto. Nel senso, la cosa logica su queste macchine è riportarle a quello che, per le quali loro sono nate, non andarle a pasticciare, perché poi ti trovi che spacchi tutto. Esatto, era nata per avere quei cavalli lì, per cui l'obiettivo è riportarla a quella cavalleria. Quella è la sua filosofia. Lavoro che ti porterà via quanto, Mirko, hai già un'idea? Più o meno, anche per sapere quando ce l'abbiamo finita, ma anche magari da provare. Almeno un mesetto, perché sicuramente dovremo tirare giù la testa, ricontrollare tutte le sedi e poi rimontare tutto. Purtroppo sta macchina, per lavorare più veloci e tirare proprio giù il motore, perché lavorare col motore in Opla confronto alle altre macchine è un delirio su questa macchina. Quindi un po' come il discorso delle Ferrari, hai degli spazi di manovra, esempio per tirare giù se vuoi fare la catena di distribuzione, ma qualcuno si è ingegnato con le mani da cinese e con degli attrezzi particolari lo riesce a fare in opera, ma la cosa migliore è quella, sganci il motore, tiri su la scocca, il motore ti rimane a terra, lavori come un po' come le Ferrari, ti conviene, certo. O come le Porsche, le 911, certo. Ti conviene. Questi pezzi si trovano, è ancora... Sì, li abbiamo ordinati. Allora, si trovano, ma gli originali costano, hanno prezzi assurdi. Si trovano aftermarket, sempre fatti in materiale particolare molto più resistenti, quindi compreremo tutto il kit, sia turbo che acqua, completamente originale e via. Questa valvola pop-off a cosa servirebbe? Ma la valvola pop-off non ha che va col jiggler, col getto, col carburatore, no della Polini. Quello che lo chiavi tu sul ciao. Esatto. Serve solo quando la macchina è in pressione e chiudi rilasci la farfalla, si chiude, uh-huh. L'aria che rimane tra il turbo e la farfalla, per non far gonfiare troppo i tubi e farli spaccare, questa valvola si auto apre. E quando senti rilascio le macchine un po' pompate fanno... Sì, quello è uno sfiato libero, di solito si mette una bypass che torna nel filtro dell'aria. Ok. La maggior parte montano il diciamo... Sì, quelli tipo libero. Fast and Furious cosa fanno? La stessa valvolina, solo che al posto che essere con i due ingresso e uscita, hai un ingresso solo e l'uscita ce l'hai con dei forellini nella parte sotto, adesso qua, nella parte qua sotto, non so se si vede, fatti in erga, in un materiale particolare con un pistone in erga, mentre questo ha un pistone in plastica, quindi l'aria al posto che entrare da questo tubo nel condotto di respirazione esce da questi forellini e quindi sbuffa direttamente nel manometro, è lì che senti le psh, esatto. Sembra un po' l'Iveco abbastanza figo, in Inghilterra usa ancora molto, in Inghilterra da noi hanno fatto uno sfacelo nei tempi in cui era nato Fast and Furious, perché era la prima cosa che i ragazzi volevano, venivano da noi, ma una valanga di ragazzi, voglio avere, e ancora adesso mi chiedono di montare la pop-off su motori aspirati, su vetture diesel, cose che non puoi, addirittura su tutte le macchine recenti ormai non le puoi più montare, perché la pop-off c'è, ma non è più come questa che è un pezzo meccanico che tu sostituisci, quelle moderne sono collegate direttamente con la centralina, quindi non puoi più staccare il pezzo meccanico perché poi ti trovi incasinato con la parte elettronica, quindi è una cosa che aveva ai tempi, aveva fatto furore, adesso ormai basta, le cambiamo giusto su queste storie qua. Perfetto, molto molto chiaro, ci rivediamo prima, ma tra un mese vogliamo vedere, d'accordo. Ma non ho dubbi che tu la possa riportare alla sua magnificenza di nascita, anche con la cravatta, per presto dopo, per tornare in negozio con dai, fantastico, la metto sulla maglietta che sei bello. Bellissimo, va, veramente fantastico. Fa fine, non impegna, sta bene su tutto. 9000 giri, sito ricordalo, www.9000giri.it, Viale Piceno 3, Milano. Ok, grazie Luca, grazie Mirko, buon lavoro, ciao. Ottimo.